ragazzi, la situazione è questa. Hanno chiuso interi reparti, hanno bloccato gli interventi chirurgici, hanno bloccato gli ambulatori per far venire medici ambulatoriali a fare i medici per i reparti Covid. Il guarda sta scoppiando, tutte le rianimazioni sono quasi piene, si sta pensando a un numero di triage dei rianimatori per distribuire i pazienti sui letti di rianimazione e decidere chi intubare e chi lasciar morire. Voi non avete idea, non lo dicono in TV, quanti giovani, per giovani intendo anche ventenni, richiedono la CPAP e hanno delle polmoniti orribili, è inimmaginabile, cioè, è drammatica la cosa e non la si dice in giro. Ciao Ale. Ehi. Sei arrivata? Sì, sono arrivata ora. Tu? Ancora in viaggio. Non finisce più. Stavo ascoltando il vocale che avevi mandato. Hai sentito? È un collega di mio padre. Tutta questa situazione da ieri sera è assurda. Saremmo dovuti essere ancora insieme. In montagna. E tu sei sicura di voler tornare giù in Puglia? Dove vado altrimenti? Quando arrivi dove stai? Venendo dal nord potrei essere pericoloso. Mia madre a casa non mi vuole. Ho visto mio padre oggi. Non si è nemmeno avvicinato per salutarmi. Era come se si trattenesse. Mi ha lasciato la spesa alla porta e se n'è tornato a casa. Così. Assurdo. Tuo padre? Come sta? Male. Sono preoccupata. In che senso male? Non lo so, Andre. Devono ancora venire a fargli il tampone. È chiuso nella sua stanza, lo sento solo tossire. Per riuscire a contenere l'avanzata del coronavirus, sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Ma purtroppo delle persone attualmente positive bisogna rimanere a casa. Non so più che fare, sto impazzendo. Non è neanche casa mia. Devi avere pazienza. Quelli del condominio non mi vogliono qui. Se mi incontrano sul pianerottolo mi guardano male. Martedì finisco l'isolamento obbligatorio e me ne vado. Torno dai miei, in campagna. Ho paura, Andrea. È morto un collega di mio padre. L'aveva visto la settimana scorsa. Fa impressione come tutto succeda così in fretta. Come la vita se ne vada da un momento all'altro. E mi sento morire pure io. Continuo a dormire, giorno e notte, per fuggire. Scapperei anch'io nei tuoi sogni. Sarebbe bello, ma non so se ti conviene. E perché no? Insieme sarebbe diverso. Andre, ti devo dire una cosa. Dimmi. È arrivato il risultato del tampone di mio padre. È positivo. Thank you.
Ciao Ali, come stai? Volevo sapere come va. E sono tornato in campagna. Sono a casa dei miei. Vorrei fossi qui pure tu. Dai, sentiamoci quando puoi. A me. E ti ho chiamato. Avevo bisogno di stare sola, scusami. Mi hai fatto preoccupare. Però è passato un corriere con un tuo regalo stamattina. Grazie. Avevo trovato una vecchia videocamera qui in casa. E ho pensato, potremmo fare un film. Io e te. Già ti immagino immerso nei campi. Sai che bello sarebbe? Qualcosa in cui le decisioni le possiamo prendere soltanto noi. Senza limiti, senza distanza. Ascolta. Mi ascolti? Sì. Una scena ce l'ho già. Sto passeggiando nel giardino di casa. Qui in campagna. E poi mi sdraio sull'erba. E ci sono io. Sdraiata lì accanto a te, che ti guardo, nel film. E siamo così vicini. Eppure non riusciamo a toccarci. Voglio che mi racconti una storia, Ali. Che storia? Raccontami una storia che non hai mai raccontato a nessuno. Thank you.